Ci troviamo in Piazza Cavalli, alle mie spalle Palazzo Gotico, dove questa mattina si è tenuta la cerimonia per i 205 nuovi vice ispettori di polizia che hanno seguito il nono corso di formazione alla scuola allievi agenti di polizia di Piacenza, un corso che è partito 6 mesi fa, che si è tenuto anche in altre città, che ha coinvolto complessivamente 1800 agenti. Una cerimonia ricca di emozioni, con un discorso molto toccante da parte del questore di Piacenza Pietro Ostuni, che ha detto: sono orgoglioso di essere un poliziotto, sentiamolo. Dentro di noi c'è una fiammella che non si deve spegnere mai, perché è vero, facciamo tanti sacrifici, spesso rinunciamo alle nostre cose personali, saltiamo i weekend, saltiamo le festività importanti, però i cittadini sono veramente riconoscenti per quello che facciamo. Il sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, ha ringraziato gli agenti dicendo: fate onore alla divisa che state indossando. Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare ciascuno di voi dell'impegno con cui rendete onore quotidianamente alla divisa che indossate. La direttrice della scuola allievi, Paola Capozzi, augura ai suoi uomini e alle sue donne un futuro ricco di soddisfazioni, sempre al servizio dei cittadini. Che cosa augura a questi agenti? Auguro adesso di fare buona vita soprattutto, e di imparare con pazienza ad assumersi le responsabilità, che sono tantissime nel nostro mestiere, per poter fare squadra con i colleghi ed essere al servizio del cittadino. Siamo già 18 anni comunque che siamo in polizia, quindi questo è un modo per migliorare la nostra carriera, la nostra professionalità. Cosa le piace di questo lavoro? Aiutare la gente è la cosa più importante, perché ogni volta che hanno bisogno di noi siamo lì presenti, pronti, non ci tiriamo mai indietro e si accende quella fiammella di cui parlava il questore prima, che è sempre lì e si rinvigorisce in un attimo. Mi hanno toccato soprattutto il discorso di commiato del questore di Piacenza e del nostro direttore, che è veramente una grande persona. Veramente ha trattato tutti quanti come fossero i suoi figli. Oggi riunite qui anche tantissime famiglie, arrivate anche da altre città, anche dal sud, madri, mogli, figli o figlie, tutti ovviamente accomunati da un grandissimo orgoglio. È davvero un orgoglio ed è stato faticoso in questi 6 mesi, ma devo dire che per la carriera questo ed altro. Poi è un lavoro assolutamente non semplice, difficile, e quindi sono stati formati veramente in maniera egregia. Voi di dove siete? Noi di Lodi. Mio marito però è di Bari.